Ok, mio padre sarebbe uscito di prigione dopo 17 anni e oggi è il grande giorno. Pronto per il rilascio? Oh, sì, signore. Oh, alleluia! Quindi suppongo che vivrà con lei? Oh, no, assolutamente no. Sei mai uscita con un nero? Oddio! Quando conoscerò mio nipote? Tua madre ha detto di portarti a prendere un gelato, così leghiamo. Avrei una proposta per te. Tu ce l'hai la patente? La gente ci guarda. Fa un cenno con la testa. No, bello, più in alto col mento. Così, ci sei. Sì, ce la farai. Baby, I'm a classic. Say what? Oh, però, piccola cara. Sì, è proprio bella. Vero? Avrò una stanza tutta mia. Potrai restare con noi tutto il tempo necessario. Però, ovviamente, valgono sempre le stesse regole. Non mi farò gli affari tuoi. Non rimetterò il coltello nella marmellata dopo averlo leccato. Lo stai facendo? No, era uno scherzo, tu piccola. Hai la promessa, no. Congratulazioni, con tutte le nonno. Tue cose. Salute, sì. Salute. Can I get name it? Sono cambiato, ok? Sarà tutto diverso. Dovresti permettere a Edwin di essere la persona che non è mai stata prima. Io non so cosa fare. Iniziamo con più vino, ovviamente. Allora, come vi siete conosciuti? Tramite papà. Oh, ma che bello! Che è uscito di prigione. Oh. Era uno spacciatore. Wow! Oh, aspetta! Uno spacciatore? Ma che serie è? Io ho una figlia. E tu hai un padre. La vita è un bel casino. Non si tratta di ciò che devi a un'altra persona, ma soltanto di chi vuoi essere davvero. Ma sai che non fa differenza se la femmina è innamorata e l'uomo non la ricambia. Tu dai dei consigli a me sulle relazioni, perché sono io la terapista familiare, abilitata e tutto il resto. Sì. E se evito... Maledizione. Sta tranquillo. D'accordo? Ok. Ok. Io ci sono sempre stato per te. Sì, se con sempre intendi questa telefonata viene da una prigione federale. La telefonata non le verrà addebitata. Bella invitazione. Sei fortunato che io non abbia attaccato.